175 anys del Liceu. Junts seguirem fent història. Marini, tu sei qui con me per fare questa intervista, un'intervista che, in cui vorrei parlare proprio di te. Tu sei nata e cresciuta a Trieste, e però è già da un po' di tempo che sei a Barcellona. Sì. E come mai? Cosa fai a Barcellona? Allora, io sono arrivata a Barcellona nel 2009 per fare inizialmente un piccolo contratto e cantare i Maestri Cantori di Norimberga nel coro del Gran Teatro del Liceo, come si chiama da noi, il Liceo. E mentre ero al Liceo, che stavo cantando questa produzione, si è aperto il concorso internazionale per diventare membro stabile del coro del Liceo. Io ho fatto l'audizione, il concorso, e quell'anno l'ho vinto, sono stata la prima, e quindi io adesso vivo a Barcellona e canto da 12 anni in questo coro, con grandi soddisfazioni, devo dire. Ecco, dunque, la tua formazione è comunque stata una formazione qui a Trieste, tu sei figlia d'arte, quindi insomma un po' la via era quella. E ci racconti, prima di arrivare a Barcellona, dove sei stata come professionista? Allora, sì, in effetti ho fatto il conservatorio qua a Trieste, il Tartini, mi sono diplomata con la mezzosoprano Gloria Scalchi, e un anno dopo aver finito il conservatorio ho iniziato a fare le prime audizioni per entrare in qualche coro come aggiunta, e quindi ho iniziato a lavorare prima al Teatro Lirico di Cagliari, dove sono stata praticamente un anno. Poi sono stata a fare il festival dell'Aslico di Como estivo a Como, quindi, e poi ho vinto un'audizione al Maggio Musicale Fiorentino nel settembre del 2008, e lì ho lavorato da settembre fino a dicembre. E in quel momento poi è sorta questa possibilità di andare a fare un'audizione per poter far parte del coro come aggiunta al Liceo per questa produzione di Maestro Zinga, che ovviamente richiede molte voci, e quindi sono andata e lì è iniziata un po' la mia carriera in Spagna. Questo studio che tu hai fatto in conservatorio a Trieste è uno studio vocale, uno studio sull'opera lirica. Sì. È l'opera lirica quello che più ti interessava, quello che più ti interessa, oppure il tuo interesse spazia in altri ambiti? Spazia in vari ambiti, chiaro, il lavoro, diciamo, è l'ambito in cui lavoro adesso, però io sono molto contenta quando abbiamo occasione di fare altri tipi di repertorio, non solo operistico. Può essere qualche poema sinfonico, qualche sinfonia con coro, qualche cosa di oratorio, anche se facciamo molto poco. Però una particolarità, la prima cosa che ho cantato come corista di un teatro lirico a Cagliari è stata proprio la Messa glagolitica di Janacek, che quindi era tutto un altro mondo, e ho un bellissimo ricordo di questa esperienza. E in precedenza, ancora non come professionista, però ho potuto partecipare in varie formazioni corali che hanno, per esempio, lavorato sul repertorio del Novecento, solo corista, solo corale. E io appena posso vado a sentire concerti anche solo di strumenti, concerti di musica da camera. A me piace molto ascoltare un po' tutto, e mi piace ascoltare dal barocco fino adesso. Sono molto contenta quando riesco a trovare qualcosa che mi dia un input nuovo, come dire. Il modo di vivere tuo è ovviamente ormai da persona adulta, quindi non più da studentessa.
quanto tempo riesci a dedicare allo studio, all'approfondimento di cose che ti interessano? Adesso come mamma purtroppo il tempo si è un po' ridotto, però in un periodo specialmente ho avuto l'opportunità di essere insegnante all'Università di Barcellona e la mia materia che insegnavo era arte e cultura italiana, e quindi proprio in quel momento ho avuto l'occasione un po' per andare a cercare, rispolverare e approfondire tante cose che non avevo potuto. E dall'inizio, per esempio, Corelli e Tartini, andare a riscoprire un po', diciamo, il mondo violinistico italiano, e poi varie cose, magari un po' minori, però che avessero delle connessioni, diciamo, tra letteratura italiana e musica. Per esempio, avevo proposto ai miei alunni una cosa un po' speciale, che era i quattro rustici in versione musicale con Ferrari, e dall'altra parte qualcosa ovviamente di Goldoni. Tra il repertorio che tu hai potuto conoscere, approfondire, qual è il compositore che, o il periodo storico che ti è più vicino? Che mi è più vicino? Quello dipende sempre un po' dai momenti, no? Sicuramente vivere all'estero Puccini è un vivere speciale, quindi quando c'è un'opera di Puccini è sempre una vicinanza particolare, perché poi io sono di famiglia anche toscana, abbiamo una forte connessione con Lucca, che insomma era anche la terra di Puccini, quindi è un po' qualcosa che avevamo sempre un po' a casa. E in altri momenti, per esempio Mozart, sempre è un qualcosa che mi ricorda le prime cose che ho conosciuto quando ero bambina, quindi mi chiama sempre, come dire, c'è un po' di richiamo. E poi vabbè, sempre come mezzo soprano, devo dire molto grazie, tante grazie alla musica francese che ha questi ruoli fantastici, dalla Carmen a Dalila, sono sempre molto debitrice al repertorio francese. Siamo, diciamo, alle prese con il Covid. Voi a Barcellona, il teatro, come ha reagito? Avete continuato a lavorare? Come è andata avanti questa storia in quest'anno e mezzo passato così? Allora, la Spagna ha fatto una scelta un po' diversa da quella che è stata fatta nel resto d'Europa, e per cui noi siamo stati chiusi realmente in lockdown, diciamo, da marzo fino a giugno del 2020. Dopodiché, già a fine giugno, noi abbiamo riniziato le prove di sala. Abbiamo scelto di riniziare con mascherine e distanziamento, per cui abbiamo fatto tutta una stagione in cui abbiamo sempre cantato con la mascherina, però siamo riusciti a fare tutta la stagione per motivi di sicurezza, di distanza di sicurezza. Abbiamo dovuto cancellare un Lohengrin, un Tannhäuser, che ovviamente richiedeva comunque un coro enorme, e non era possibile garantire un minimo di distanza. Il resto della stagione è stata un po' ritoccata. Per esempio, abbiamo dovuto rinviare un Dialogue de Carmélite de Poulain, perché anche questo in buca non era facile distribuire l'orchestra. In realtà anche noi forse non ci saremmo stati proprio tutti, però diciamo che adesso siamo riusciti a farlo tutto, e il teatro delle volte era al 50%, delle volte aveva solo 1000 persone, delle volte 400 persone, in base ai momenti dell'anno, però ce l'abbiamo fatta. E anche il pubblico ha risposto, quindi il pubblico c'era. Il pubblico c'è sempre stato, e anche lì c'era uno stretto protocollo di vigilanza, come infrarossi per sapere la temperatura, e
comunque sia distanziamento, tutti i kit per lavarsi le mani, eccetera, eccetera, però mascherina obbligatoria, però insomma anche il pubblico aveva bisogno ed è stato molto contento di poter avere questo momento di poter comunque continuare la sua vita artistica in realtà. Per esempio anche nei momenti più duri, quando avevamo il coprifuoco fino a partire delle 10 di sera, e gli spettacoli sono potuti andare avanti, abbiamo semplicemente anticipato l'inizio. Non era più alle 8, ma iniziavamo alle 7 o alle 6 e mezza. Tu adesso sei a Trieste per vacanza e tra un po' voi con la famiglia rientrate. Sì. E adesso cos'è che ti aspetta a Barcellona? Su cosa lavorerete? Beh, rientro a tante novità. Prima di tutto avremo un nuovo maestro del coro che inizia proprio adesso a settembre, Pablo Assante, che fra l'altro aveva lavorato al Carlo Felice di Genova qualche anno fa. Quindi avremo un nuovo maestro e come opera, la prima opera in cui parteciperemo come coro, abbiamo una proposta un po' speciale che era stata fatta a Londra qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, e di proporre World Requiem di Britten in forma scenica. Quindi la nostra prima opera sarà World Requiem di Britten. Stiamo studiando, lavorando, cercando di memorizzare, perché è un'opera, un lavoro complesso, e complesso già con la partitura, quindi sarà una buona sfida per iniziare l'anno. Per quello avevamo bisogno delle batterie ben cariche.